Lei mi segue. Sì. Stiamo andando verso l'argine del Tanaro. È qua, professore. Porca miseria. Illumina. Direi che ha rallentato. Il Tanaro. Ha rallentato l'ascesa di livello, ecco, non si e vede. Ha velocizzato la discesa verso valle. Questo è un buon segno. Praticamente qui siamo. Siamo sull'argine metri, vecchio. Di là è dove l'hanno abbassato. Qua è ancora argine vecchio. A quanti metri da casa tua? Ah beh, sono 60-70 metri. 70-70 metri. Puoi illuminare l'acqua anche tu, si Giuseppe? Si vede? Ecco, ormai l'acqua... È interessante se riesci a vedere quel flusso che corre, perché se ci salva è quella velocità lì. Perché ha aumentato la velocità, il che vuol dire che il po' tira ancora, assorbe ancora. Benissimo, però la situazione è molto molto grave. Ah, è molto molto critica. Bisogna vedere quanta... Accendi la pila, per favore. Quanta ne è venuta giù da... Quanta neve è venuta giù da sul Cuneese e quanta neve si sta sciogliendo, perché con questa temperatura la neve si scioglie. È vero. Per carità, tutta la neve che è là intanto non è ancora arrivata. Fabio, fammi riprendere però, un attimo si scioglie. Flusso, anche tu punta la... Ecco, non so sì, se... Qui non abbasso, so se un se metro si, c'è il Tanaro. Se si rende, vi rendete conto, qua c'è la riva, ecco sì, qua. Sì. Questo noi siamo sul culmine del vecchio argine la ecco. Parte non abbassata. Dove sta puntando con la pila c'è il Tanaro. Quindi siamo a un metro dalla riva, dalla casa di... Fai anche due. Ecco. Due metri dalla casa di Giuseppe, siamo, via Forlanini. Siamo a due metri da superare l'argine vecchio. Sì, sì. Una volta superato questo argine... Illumina un po' l'argine. Ah, ma ecco. Si allarga prima di là nel campo dove hanno abbassato. Adesso punto... andiamo a vedere di là. Sì, ma sì, probabilmente sì, di là si sta già allargando. Guarda un po' la corrente là in mezzo. E fino là non riusciamo tanto a con la pila. La corrente è l'unico segno positivo che sta viaggiando a una velocità quasi doppia di tre ore fa. Sì, quindi vuol dire che il Po sta tirando, sta assorbendo. Al per momento. Fortuna il Po non sta respingendo, ma sta assorbendo. Infatti, quindi come livello di velocità di salita di livello ha rallentato. Sì, comunque riprendi un attimo, noi siamo esattamente, ecco, guarda, qui ci sono i nostri stivali, guardate qua. E qui comincia la discesa. E qua comincia la discesa. Ecco qua, il Tanaro è lì. Vedete? È proprio lì. Voglio andare a vedere un attimo. È lì. Seguiamo un attimo Giuseppe. Seguiamo Giuseppe. Aspettami che non vedo. Vada lei avanti. Punta avanti. Punta la luce per terra. Una situazione... allarmate, professore. Sentiamo delle sirene che vanno. Sì, siamo in piena emergenza. Ve ne siete resi conto? Il nostro amico Giuseppe è abbastanza allarmato e lui è un grande conoscitore del fiume, visto che ci abita da anni e ha subito quattro alluvioni. Non è ancora entrato nella casa di confine. Ecco qua. Non è ancora entrato. Laggiù c'è l'argine vecchio che mi hanno chiuso dentro, però non l'ha ancora usato la cassa d'espansione. Fa un po' vedere, illumina un po'. Sì, sì, qua è ancora campo. Il campo è allagato però. Sì, ma è allagato di piovana. Non è ancora entrato. Non è ancora entrato. Nella cassa d'espansione del Borsalino non è ancora entrato. Benissimo. D'altronde il livello qua. Mi manca ancora un 80, quasi un metro. Quanto manca? Illumina quasi un attimo. Metro a entrare nella cassa d'espansione. Ecco, questo è l'ingresso. Sì, questo è un fosso di scarico che comunque praticamente è a livello del Tanaro. Ecco. È a livello attuale che abbiamo visto là del Tanaro. Sì, 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 sì. Va adesso bene. Andiamo ancora a vedere sotto l'imbuto del Forlanini. Però lì bisogna andare con la macchina. No, basta andare giù di qua, professore. Qui. Andiamo sotto. Con la macchina. Sotto il ponte Forlanini adesso. E la situazione non tende a migliorare, continua incessantemente a piovere, vento.
proprio una roba. Siamo praticamente in una situazione pre-alluvione e sperando nello smettere della pioggia o poi, come ha detto Giuseppe, bisogna vedere cosa sta succedendo lassù in montagna, vero Giuseppe? Temperature, probabile che la neve si sciolga. E quindi vada. Quando di notte si abbassa un po', quindi rallenta, cioè quando ti manca poco per sopravvivere ti aggrappi a tutto. Qui le macchine sono state tutte portate sopra, in alto, per evitare trappole. Ecco, c'è una fila di macchine degli abitanti di questa zona che sono venuti. La strada per Valle San Bartolomeo sarà percorribile. Probabilmente l'avrò un po' più, perché là è un po' più basso. Comunque ci stiamo avvicinando al semaforo. Ecco qua. Siamo in via Forlanini, lo ricordiamo. Via Forlanini. Dal nostro amico Giuseppe. Siamo venuti a dare una mano. Grazie. E a sostenere moralmente, perché sì. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. No, e fin troppo va benissimo. Scendere di qua, sulla destra. Stiamo andando, che è quello lì, vedete? Eccolo il ponte è quello, la ringhiera, le macchine, stiamo andando, ecco qua. A Gianni. Questo è Salice, professore. È mancato, ma lui continua a ricrescere. Continua, sì, a ricrescere. Questa pianta che è nata sul ponte, guardate bene. Nel cemento del ponte. Nel cemento, vedete la natura. Occhio andarsi di qua. Sì. Di non trovarsi delle sorprese. Vai piano, Giuseppe. Illumina molto bene. Sì, no, per terra si va. Ecco, qui siamo sotto. Illumina un po' l'arcata, per favore. Eccolo qua il tannaro. Ecco, illumina l'arcata. Siamo qua, professore, si fermi perché questo c'è il tannaro. Questo è il tannaro. Siamo già arrivati al tannaro. Questo è il giardino botanico del Forlanini, che è il tannaro venuto di Nappiaro. Illuminate un attimo che... Ecco, questa là. È la famosa semicampata che comincia... Il tannaro è già arrivato qua. Il tannaro qua. È qua. Il riflettore qua non funziona. Un passo da noi. No, li hanno accesi i primi tempi. Ecco, questo, si vede che qualcuno, questa è la campata. Questa è la semicampata della sponda sinistra. Eccola che qua. È tutta completamente ostruita. Infatti il pilastro è laggiù, ma non si vede. Si intravede quel bianco e il pilastro. Ma è tutta vegetazione. Questo è tannaro. Guardate. È già arrivato qua. Il tannaro è già arrivato qua. Segniamo, mette un segno. Segniamo dove è arrivato il tannaro con questa tra pietra. Un'ora veniamo a vedere che succede. Se per caso è avanzato. Questa pietra, illumina la pietra, è il livello attuale di del tannaro. Guardate che roba. Peccato che non si possa vedere, ma lo spettacolo è abbastanza impressionante. Sta venendo su tutta, guarda, la vegetazione. Guardi che roba sta facendo. Fa l'onda. Sta facendo l'onda come stamattina il Bormida. Sta facendo l'onda. Incredibile. L'onda vuol dire che sta piano piano spingendo oppure sta arretrando. No, sta spingendo. Nel flusso tutte le volte che passa in mezzo alla vegetazione eccetera fa uno scarto e crea delle onde irregolari. E certo, comunque questa è la situazione. C'è poco da scherzare. Questa notte bisogna stare allerta se il tempo continua così. C'è qualcuno di quelli che non vogliono pulire i fiumi perché hanno paura che i pesci
vadano in asciutto. Se stanotte vuol venire a farla passarla con me e vede come ci si diverte. Avete sentito? A caricare tutto quel poco che ti è rimasto. Dopo quattro alluvioni. Questo è il quarto. E se ci fosse un po' di buon senso, se fossimo nel famoso paese normale, dovevamo prenderne uno. Poi se avevano intenzioni di tenerci a bagno in questo modo, avevano solo da dire adesso delocalizzate, e se non delocalizzate vi mandiamo i carabinieri. Andiamo un attimo a vedere ancora. Si sente anche l'odore. Ancora la pietra, vediamo fra un'ora a che punto è arrivato il tanaro. Qui no, viene sempre su. Si sta smuovendo. Viene su di qua. Si muove, sì, probabilmente qui è più basso e sta venendo su dall'altra parte, da qua. Benissimo. Giuseppe, pensavi, ma pensi di passare la notte qui? Adesso vedo come si comporta, adesso comunque ho il vino, c'è miseria, c'è della roba da salvare. Adesso vedo anche, se mi dà un cenno di discesa, allora sto qua a tenere d'occhio. Se continuo a salire, porto su quel che riesco, poi a un certo punto ne ho i tubi pieni, perché alla quarta alluvione ormai si è portato via quasi tutto, resta più poco. Un po' l'abbiamo salvato grazie al vostro aiuto. Questo è il semaforo. Abbiamo. Questo è il ponte, l'inizio del ponte Forlanini, eccolo nella sua estensione. Noi eravamo là sotto, avete visto che livello c'era già l'acqua. Ritorniamo verso la casa di Giuseppe. Qui siamo praticamente nella strada Carlo Forlanini, eccola qua, ad un passo dal Borsalino. Il Borsalino è più là, appena più là dietro questa vegetazione. Va bene. A questo punto, Fabio, la tua ultima impressione? L'impressione è che oggi abbiamo visto qualcosa, una situazione drammatica. Cioè, una situazione drammatica sia dei nostri fiumi, Bormida, Tanaro, Spinetta questa mattina. Quindi il Novese pare che sia fortemente disagiato, colpito. C'è solo da farsi un augurio che tutte queste piogge si fermino, perché i danni che stanno provocando poi. La provincia di Alessandria continua a pagare prezzi altissimi. Ma abbiamo delle strade, degli asfalti che sono pieni di buchi. Non so se anche lei, professore, sì, ho fatto un filmato qualche ora fa sulla statale. La Spinetta, ci sono dei crateri, delle voragini. Io sono reduce dal detto che ho tutti i cerchioni a quindi va bene. A questo punto andiamo da Monticone, lo salutiamo e ci mettiamo a disposizione se stanotte per eventuali ha bisogno di noi. Certo. Noi ci siamo assolutamente. Speriamo di no. Illumino un attimo che andiamo verso la casa. Ecco le macchine portate su. Qualche macchina. Adesso comunque la pioggia ha diminuito. Sì, la pioggia diminuendo di intensità. Guardate che cielo. Ma che non promette niente di buono. Va bene, a questo punto un saluto. Noi siamo qui in prossimità della casa. Arrivederci a tutti. Termina. Era giugno, non so dove cacchio.